Ciao ragazze, bentornate in questo nuovissimo video. Eccomi qua. Allora, oggi è il 1° maggio, quindi auguri a tutti. Io oggi non lavoro, ma lavoro a casa perché mi devo dare da fare con diverse pulizie. E quindi per iniziare a fare delle super pulizie ci vuole una super colazione, quindi un bel cappuccino, un bel cornetto con la Nutella, proprio per non farci mancare nulla. E quindi mi raccomando, restate con me, spero di darvi tanta carica, tanta motivazione e che posso trasmettervi appunto delle energie positive. Io vi lascio quindi alla visione del video, vi mando un grosso abbraccio e mi raccomando, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Ma prima di iniziare con le pulizie ho bisogno di pensare alla mia pelle e quindi faccio la mia classica skincare appunto mattutina, che comprende proprio due o tre piccoli semplici passaggi ma molto importanti. Vado innanzitutto a lavarmi il viso con questo piccolo macchinario che ho trovato in una farmacia, totalmente in silicone ed è appunto un antibatterico e lascia veramente una pelle dall'aspetto molto più sano e luminoso. Va a togliermi praticamente tutto il sebo in eccesso e mi va a fare anche un piccolo scrub, diciamo, al viso. Infatti dopo mi sento la pelle molto più tonica, ma allo stesso tempo anche molto morbida, e la sento proprio senza, diciamo, impurità, perché va a pulire proprio a fondo. Io questo lo utilizzo a giorni alterni, un giorno sì e un giorno no, e devo dire la verità che la mia pelle da quando utilizzo questo insomma è migliorata notevolmente. Va utilizzato ovviamente con il vostro detergente viso preferito, quotidiano, in base alla vostra pelle. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling.
Adesso passiamo alla cucina, che mi sembra sempre la parte più disperata della casa, sempre quella messa un po' peggio, anche se vabbè oggi non è messa così male, però comunque diciamo che è la parte della casa dove praticamente c'è sempre da fare più di tutte quelle altre stanze, perché comunque è la stanza che viene utilizzata di più. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because you.
Siamo più o meno a metà mattinata e a metà anche delle pulizie, quindi ne approfitto per prendermi un bel caffeino, così che insomma mi tira un attimo ancora più su, mi dà ancora più energie e mi dà ancora più carica. Fatemi sapere qui sotto nei commentini quali sono le vostre pulizie preferite. Magari una pulizia in particolare che vi piace più fare, che vi preme di più, che vi dà più soddisfazione. Fatemelo sapere qui sotto nei commentini, che sono molto curiosa.
over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Se ci sono, insomma, è giusto anche mi faccio vedere. E oggi, appunto, come avete visto, insomma, state guardando dal video, sto facendo un bel po' di cosine in casa. Oggi è il 1° maggio, quindi auguri a tutti. E io lavoro, diciamo, in casa, perché comunque anche oggi non mi fermo. Ho lasciato Mattia da mamma, così io riesco un attimino a gestirmi meglio le pulizie. Poverino, perché poi mi dispiace magari dedicarmi troppo alle pulizie, magari lasciare dedicarmi un po', diciamo, meno tempo a dedicare un po' meno tempo a Mattia. Quindi oggi gli do una bella, dicevo, quindi oggi mi do da fare ben bene, cerco di sistemare il più possibile quello che ovviamente riesco, non sono una maga, e in modo appunto da ritrovarmi, che ne so, domani comunque la casa al posto, in modo che da domani poi comunque non devo fare tutte queste cose che ho fatto oggi, ecco, mettiamola un po' così. Quindi io vi rilascio nuovamente al video e ci vediamo dopo.
Adesso è arrivato il momento di andare a profumare un po' l'ambiente, soprattutto gli interni. Vado a ogni tot di tempo lo faccio quando sento che non profumano più. Prendo questi sacchettini tipo di organza e che trovo dal cinesino e ci metto un po' delle mie palline della Stappable, quelle alla profumazione Dash, che sono le mie preferite. Ho già riempito vari sacchettini, ma insomma, per non stufarvi, vi faccio vedere come faccio con uno. E devo dire che il profumo dura per diverse settimane. E questo lo metto all'interno dell'armadio. Adesso vado a riporre tutto quello che ho utilizzato per pulire. Non so questo video quanto sia venuto lungo durante l'editing. Mi sa un po' lungo, tipo come se guardate una piccola puntata di una serie Netflix. No, vabbè, dai, metto al posto tutte le mie cosucce dentro questo cassetto che è dedicato proprio a tutti gli accessori della Dyson, eccetera, eccetera. Io vi lascio, vi mando un grosso bacione, mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!